Ciao, sono Paola e mi sto accingendo a preparare un piatto cinese dal nome Chow Mein. È un po' rivisitato e adesso spiego quali sono gli ingredienti che andrò ad utilizzare. Noodles integrali, pesce, tra cui salmone e gamberi, peperoni, userò anche un po' di zenzero, salsa di soia, sale e olio. Allora, uno degli ingredienti dei noodles che andremo a fare è il peperone, per cui ne ho preso uno bello giallo e mi accingo a tagliarlo. È già lavato e adesso lo taglio a fettine in modo tale da utilizzarlo nella pasta. Poi, oltre a questo, utilizzerò anche lo zenzero, non tantissimo. Allora, ho messo l'acqua, mentre l'acqua va in ebollizione e inizio a mettere nella pentola dove poi verranno cotti i peperoni e il pesce, inizio a mettere l'olio. Siamo in quattro, quindi abbondo un attimino. Ok. Ora che l'olio è bello caldo, inizio a metterci lo zenzero. Adesso inserisco anche i peperoni, quelli tagliati prima. E poi proseguo mettendo il pesce preparato in precedenza con i peperoni e adesso abbasso la fiamma per fare cuocere tutto a fuoco lento. L'acqua è andata a bollore, l'abbiamo salata e adesso mettiamo i noodles nell'acqua. E facciamo cuocere per esattamente 4 minuti, devono essere al dente perché poi facciamo fare l'ultima cottura assieme al pesce e al peperone. È stata scolata e ora la mischiamo assieme al pesce e ai peperoni in modo tale che prenda il giusto sapore. Ora la pasta è stata assieme al condimento, ai peperoni, allo zenzero, al salmone, ai gamberi. Adesso si procede con unire tutti i sapori e aggiungiamo alla fine la salsa di soia che dà il suo gusto. Piatto divenuto davvero bene, apprezzato da tutti i commensali, grazie, una bellissima esperienza. Mi piacerebbe andare a fare un viaggio in Cina e soprattutto a vedere Xi'an, dove c'è i guerrieri di terracotta, esattamente qua. Ciao ciao!